Allora, parte oggi, giovedì 4 febbraio, il progetto Scuole Sicure del Club Rotary di Crotone e di Soroptimis. Beh, di cosa si tratta? Sì, praticamente noi abbiamo continuato il progetto nell'emergenza Covid, un progetto di largo respiro che avevamo già cominciato l'anno scorso con una grossa donazione alla terapia intensiva. Quest'anno abbiamo voluto coordinarci con le scuole, viste il notevole disagio che stanno vivendo sia i genitori che tutto il personale, e abbiamo deciso di fare questo screening nella scuola dell'infanzia, agli istituti comprensivi della nostra città, che sono 7, partendo dalla Rosmini stamattina, che è capofila di questa iniziativa. Allora faremo questi test rapidi antigenici a personale dipendente, personale ATA di questi istituti comprensivi. Naturalmente sono, come abbiamo detto, test rapidi, quindi alla ricerca dell'antigene. Se dovessimo trovare un positivo, speriamo di no, poi va fatto naturalmente la diagnosi con il tampone molecolare. Beh, esattamente cosa fate qui? Per esempio vedo che avete il camper della Croce Rossa. Come è strutturato questo progetto? Allora, noi siamo praticamente le due associazioni, ci sono dei medici, quindi io sono pediatra, c'è la dottoressa Cirisano, quindi i medici sono tutti impegnati come volontari. Altrettanto nel Rotary c'è il dottore Capocasale, il dottore Giusti, il dottore Geremicca e il dottore Amoruso, quindi saremo noi operatori sanitari a fare i prelievi di questo tampone nasale a questi dipendenti della scuola. Naturalmente il tampone rapido, come abbiamo detto prima, ci dà un'indagine veloce di screening su una popolazione su larga scala. Quanto è importante fare la prevenzione nelle scuole d'infanzia? La prevenzione è importantissima, infatti noi come associazione abbiamo deciso di battere i tempi sulla politica sanitaria, che è un po' sorda alla prevenzione. Quindi la prevenzione vuol dire fare screening, stare un po' all'attenzione del territorio che oggi sta in sofferenza, quindi sicuramente la pandemia non si cura sul territorio, quindi chiediamo alle istituzioni anche una politica sanitaria che si diversifichi in questo momento e che dia un'immagine di attenzione maggiore al territorio, dove si devono fare screening rivolti proprio alla grande massa di gente, di popolazione. Insomma. Allora, dottor Capocasale, quanto è importante fare prevenzione nelle scuole in generale? Al di là della prevenzione, che rimane un cardine nella medicina sanitaria e nello specifico in quella scolastica, noi abbiamo deciso di scendere in campo come pediatri, medici, come amici del Rotary, della Soroptimis, perché pensiamo che la scuola sia rilasciata sola alla buona volontà, alla grande professionalità dei dirigenti, del personale insegnante. Il mondo sanitario non si è preoccupato della scuola, e allora noi siamo scesi in campo a cercare di fare una diga, perché la diffusione del virus purtroppo è molto veloce, quindi la nostra opera di volontariato, oserei dire gratuito, ci permette di creare una sicurezza all'interno delle scuole, altrimenti la sicurezza viene minata da tutto ciò che ruota all'esterno. La sicurezza dei bambini è messa al primo posto in questo caso? Assolutissimamente, il club service al quale io appartengo, che è il Rotary, insieme alle amiche dello Soroptimis, hanno nel proprio io, nel proprio DNA, proprio il servizio, e intendiamo con questo servizio creare per i bambini una tranquillità, anche se noi sappiamo che questi tipi di servizio dovrebbero essere forniti dallo Stato, dalle aziende speciali sanitarie e non da volontari che si caricano di tutto questo opera di prevenzione a favore dei bambini. Ma noi ci siamo, non abbiamo paura e continueremo sempre a servire il cittadino crotonese, in questo caso come il Rotary serve tutti i cittadini del mondo.